Signori, vi do benvenuto a questa serata di presentazione dell'ultimo numero della rivista L'Uomo Libero. Io sono Umberto Bianchi e questa poteva nascere come una presentazione usuale, no? Potrebbe essere subito le lodi di questa rivista e passare la parola agli oratori e via. Ma io credo che sia necessario un preambolo per un po' per capire perché questa presentazione e che senso ha oggi una rivista come L'Uomo Libero? Ecco, questa domanda. Che senso ha una di queste riviste? Io credo che il senso vada riposto in una domanda in cui un distinguo che tutti quanti noi dovremmo operare. Questo distinguo oggi non è più fondato sulle vecchie categorie del politico destra-sinistra, bensì su un altro discorso che oggi è molto più attuale da tanti anni, dovrebbe esserlo da molto di più, ma oggi è diventato particolarmente attuale. La domanda è questa. Siamo con o contro il globalismo e il mondialismo? Ecco. Perché il rispondere affermativamente o negativamente all'una o all'altra domanda determina una serie di conseguenze a ricaduta. L'essere a favore del mondialismo o del globalismo significa essere a favore dell'economia turbocapitalista, a favore del prevalere del modello occidentale, a favore della presenza degli Stati Uniti e dei suoi alleati nel mondo, a favore di un certo modello economico, a favore di un certo modello anche spirituale. E via discorrendo con altre 100.000 cose. Essere contrario significa essere contro un determinato modello e quindi credere al molteplice contro l'unità, non essere a favore di certi equilibri geopolitici stabiliti dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, avere una visione altra dell'economia. Questa rivista è arrivata al 35esimo anno di vita del numero 78. Io mi tengo a casa alcuni suoi vecchi numeri del 93 e del 96. Ed è una di quelle riviste che ha sempre operato un lavoro di analisi anticonformista e scomodo all'eccesso. È stata una tra le prime riviste in Italia, diciamo, a operare questo accanto ad altre poche. Oggi diciamo che da parte della cosiddetta, è una parola un po' limitante, ma cerchiamo di capirci, destra radicale, esiste una profusione di riviste, esiste un moltiplicarsi di iniziative editoriali, per cui questa potrebbe essere anche passata sopra l'altra. Invece non è così, perché è quella che ha più di tutte nel tempo durato e mantenuto una linea politica coerente. Una linea politica coerente con la lotta già nei primi anni 90, anche prima, al cosiddetto mondialismo, al globalismo. Oh, rimango con una considerazione. Signori, per favore, cerchiamo di... L'altra sera, e la racconto perché è un episodio che è un po' esemplificativo e indicativo, stavo a cena con degli amici e c'era un signore che proveniva dalla sinistra radicale, il quale in modo molto disarmante e sconvolgente mi ha detto: io, cari ragazzi, sono profondamente anticapitalista, per questo non vado più con la sinistra. Se oggi io devo trovare qualcosa di anticapitalista, lo devo andare a cercare dall'altra parte. Quindi con questa considerazione lascio ai due oratori qua, ai due presentatori, il proscenio, ricordando però, ecco, il valore di questa rivista, proprio valore dato dalle analisi anticonformiste e coraggiose, al di là di tutto, analisi fatte nel passato, analisi fatte nel presente, su tutti i temi. Ecco, si è spaziato dalla geopolitica, all'economia, alla filosofia, il fatto delle banche centrali, il fatto della presenza del sionismo nel mondo, va detto, questi signori l'hanno denunciato abbondantemente, anche a costo di fare qualche ricaduta negazionista, non importa, però è stato fatto un lavoro coraggioso, molto fuori dai binari, al di là del solito invece piagnonismo, della solita melenso, oddio i diritti, la sinistra si è smarrita nel contesto antagonista per la strada, perché la sinistra da dogmatica, inflessibile, antagonista che era, è diventata solo la patria del diritto, ma del diritto senza nulla, è diventata solo una specie di così. Ma io sono per il diritto di questo, diritto di quello, però non dai più alternative, non offri più nulla. Credo di avere concluso il mio breve così prologo e di lasciare spazio all'amico Fiorini, che qua ci spiegherà un po', ti parlerà. Prego. Grazie a tutti, sono davvero contento di poter finalmente fare una presentazione di questa rivista anche a Roma, che è una piazza che avevamo colpevolmente trascurato negli ultimi tempi, un po' per ragioni di tempo, un po' perché abbiamo avuto un po' di impegni extra giornalistici con la rivista negli ultimi mesi,
che ci hanno costretto a seguire più alcuni aspetti, no, alcuni noiosi aspetti burocratici, amministrativi, a difetto di quelli più gradevoli dello scrivere e dell'elaborare idee. E quindi ringrazio chi ha reso possibile questo incontro di oggi e tutti voi che avete avuto la pazienza di venire ad ascoltarci. Io sono particolarmente propenso a fare sempre più spesso incontri di questo tipo di presentazione al pubblico della rivista, perché questi sono gli unici eventi che ci danno, detta in parole molto spicciole, la possibilità di vivere. Oggi purtroppo l'editoria, i giornali in genere, quindi figuriamoci, quelli che possiamo definire più anticonformisti, sono colpiti in una maniera proprio molto 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 feroce. Stanno colpendo la stampa, abbiamo qui uno Odenzi che sicuramente ne sa più di me su questo argomento, potrà testimoniarlo molto meglio di me. Non solo la stampa anticonformista, tutta, perché quello che lor signori odiano è una cosa molto semplice: la circolazione delle idee. Non vogliono che circolino le idee. Odiano a tal punto che anche un piccolo barlume di consapevolezza possa arrivare al popolo, che chiudono i loro stessi giornali. Sono arrivati al punto che rischiano di far chiudere l'Unità. Perché hanno capito che è lì il pericolo, è lì che può nascere un anticonformismo, non voglio dire un'indole rivoluzionaria, ma anche comunque uno spirito critico nei confronti del presente. Io mi ricordo da ragazzino, quando iniziai ad accostarmi a questo universo politico e culturale, lessi della vicenda di Ezra Pound e di come quest'uomo, che non aveva mai avuto nel corso fino al 1945, non aveva mai avuto particolari incarichi politici, non aveva mai avuto particolari incarichi istituzionali, non aveva mai combattuto materialmente, non era stato un militare, non aveva sparato. Una volta terminata la guerra, fu preso e con una ferocia inaudita fu chiuso in una gabbia. In un campo, in una gabbia sotto il sole, con i sassi acuminati sul pavimento. Lo lasciarono lì 12 settimane, privandolo del sonno, finché non stava più in piedi. Poi lo misero su una nave, lo portarono negli Stati Uniti, lo misero in un manicomio criminale e lo avrebbero fatto crepare lì se mezzo mondo non si fosse rivoltato per chiedere la sua liberazione. E mi chiedevo, ma com'è possibile che una persona che non aveva avuto particolari responsabilità nel corso dell'ultimo conflitto, perché questo accanimento, perché questa ferocia? Perché Ezra Pound aveva compreso che la forza delle idee e della controinformazione è una forza distruttrice. E infatti lui faceva le trasmissioni rivolte radiofoniche rivolte al popolo americano anche. Quindi ecco perché l'importanza di riuscire a portare avanti, non lo dico per vantarci, okay, ma anche a costo di certi sacrifici, una rivista cartacea, come oggi purtroppo ce ne sono sempre meno. Io almeno una volta alla settimana ricevo una telefonata o una mail o qualcosa che mi dicono: ah, ma chiudete tutto, mettete tutto sul web, che state a impazzire a fare carta, tipografo, spedire, spese, impazzimenti vari.
No, noi in maniera testarda vogliamo continuare a mantenere quel formato cartaceo, e anche se ultimamente non vi nascondo che purtroppo per varie questioni burocratiche, economiche, amministrative di cui vi accennavo prima, abbiamo quasi rischiato la fine anche di questa rivista. Per fortuna, ve lo dico proprio per una volta, lasciatemelo dire orgogliosamente, siamo riusciti a portarla avanti e siamo usciti con quest'ultimo numero del dicembre dello scorso anno. Siamo già al lavoro per il prossimo che uscirà in aprile. Quindi potete stare tranquilli che non molliamo e la rivista andrà avanti. È una rivista, L'Uomo Libero, che nasce, come accennava Umberto poco fa, 35 anni fa, nel 1980. Io ero un bambino, io non c'ero, no, avevo 4 anni, anche se me li porto molto male, sono giovane, vero? Anche se proprio ultimamente ogni tanto capita che alla casella postale della rivista arrivi qualche lettera di insulti vari, minacce. Una che è arrivata di recente c'era scritto quasi a memoria: dovete crepare vecchi tromboni nazisti. Allora, però per quanto io sia un vecchio trombone, nel 1980 avevo 4 anni. Però questo perché dicevo la questione del 1980? È un periodo cruciale, perché l'uomo libero, se non proprio l'uomo libero in prima persona, ma principalmente l'uomo libero, in quel momento contribuirono a creare una nuova forma idea editoriale. Non trovo il modo per definirlo. Una nuova prospettiva, dai. Una nuova prospettiva in un momento ben preciso. E un nuovo termine, proprio, un nuovo termine politico che è entrato da quel momento a far parte delle dottrine politiche contemporanee, che è quello dell'antimondialismo. Perché all'inizio degli anni Ottanta si sente la necessità di affermarsi antimondialisti? Perché all'inizio degli anni Ottanta si inizia a capire veramente che esiste un fenomeno mondialista. È il momento in cui diventa evidente a tutti, e non solo a coloro che sanno, non solo a quelli che sono dentro le stanze del potere, il fatto che quella supposta contrapposizione in blocchi del mondo, il mondo libero, l'Unione Sovietica, che si consideri mondo libero uno o l'altro, altro non erano che due risvolti della medesima medaglia, della stessa melma globalizzatrice, che da lì, a distanza di pochi anni, si sarebbe manifestata in tutto il suo orrore. E quindi nasce questa nuova idea, questa nuova prassi dell'antimondialismo, ed è quello che sostanzialmente impregna le pagine di questa rivista dal primo numero a oggi. Che cosa contraddistingue il pensiero politico antimondialista? Innanzitutto una durevolezza dell'analisi nel tempo, ed è per quello che io quando in queste occasioni qui mi porto dietro sempre anche degli arretrati della rivista, anche di 10, 15, 20, 30 anni fa. Perché la cosa che potrete notare, se avrete voglia di leggere i vecchi numeri della rivista, è che un numero del 1985, del 95, del 2005 potrebbe essere stato scritto ieri. Ovviamente, esatto, Cambiando il contesto degli eventi, ma anzi, spesso ci hanno detto: ah, però avevate preso quando avevate detto che. Una durevolezza quindi dell'analisi e anche una completezza. Essendo il fenomeno mondialista una melma che tutto risucchia, il pensiero antimondialista deve essere capace di andare a
a fare una controanalisi in tutti, senza lasciarne dietro nessuno, i settori del pensiero politico, sociale, filosofico, storico. Infatti, anche questa è una delle caratteristiche della rivista. Io personalmente sono abbastanza contrario ai numeri monografici e infatti potrete notare che quello che cerchiamo, non sempre riuscendoci, ma l'obiettivo che cerchiamo di realizzare è quello di avere presente in ogni numero un articolo più prettamente di politica estera, uno più di economia, uno di storia, uno di pensiero filosofico, uno di questioni monetarie, cioè di mantenere comunque una... non cedere su nessun fronte. Concettualmente è questo che proviamo a fare. Venendo all'ultimo numero, che sempre con grande soddisfazione siamo riusciti a far uscire anche questa volta, più o meno abbastanza bene si incastra in questa forma editoriale che vi ho poco fa descritto. Se mi permettete una brevissima panoramica, in questo numero abbiamo un po' Gaudenzio che tratta la questione importantissima della politica estera relativa all'Oriente europeo e alla Russia. Abbiamo Vincenzo Caprioli, che è una firma storica dell'Uomo Libero, che racconta delle sue interazioni con uomini di cultura appartenenti come origini ad altro che non noi, come per esempio il filosofo Diego Fusaro. Poi abbiamo, a partire da questo numero, abbiamo deciso anche di sciacquare i panni in Arno, perché abbiamo due nuove firme, che nuove nel nostro universo non sono affatto, fiorentine, che sono Maurizio Rossi e Luca Leonello Rimbotti, che sono sicuro che avrete sentito quantomeno nominare più e più volte, che rispettivamente hanno trattato della questione immigratoria e Maurizio Rossi e Luca Leonello Rimbotti ha scritto delle interazioni e delle conseguenze tra la rivoluzione conservatrice e il nazionalsocialismo, quindi trattando il lato storico. Storico-filosofico, infatti riprende la sua ultima opera, che è Lebensraum, pubblicizzata nell'ultima pagina. Io personalmente in questo numero, ad esempio, parlo di lavoro, che è un tema che tratto spesso. Però oggi tutti parlano, credo che sia impossibile prendere un quotidiano, un settimanale, una qualunque rivista o accendere un radiogiornale, un telegiornale oggi, almeno una notizia che riguarda il lavoro c'è. Tutti parlano di lavoro. Ma parlano di lavoro in che termini? Il lavoro c'è, il lavoro non c'è, cosa fare, come non fare, le percentuali sono queste, le percentuali erano quell'altre, e il fenomeno non viene analizzato nella sua completezza. Perché quello che l'Uomo Libero come tipologia di prodotto editoriale prova a fare è analizzare un fenomeno come se fosse un ingranaggio e andare a cercare tutti gli ingranaggi che sono a monte e che determinano la rotazione di quel determinato ingranaggio che stai andando ad analizzare in quel momento. E quindi è impossibile trattare della crisi del lavoro senza parlare anche di una crisi etica del lavoro, della perdita di un senso etico del lavoro nazionale. È impossibile parlare della crisi del lavoro senza affrontare il tema dell'immigrazione e di come questo non è soltanto è anche principalmente un mercato degli schiavi, ma è anche e soprattutto un sistema di guerra all'Europa con cui vogliono sostituire gli europei per annullarne l'animo e spezzarne la forza. È impossibile parlare di lavoro senza parlare soprattutto della questione monetaria. Questa è una cosa di cui nessuno ovviamente ha mai, un tema che non viene affrontato perché denuderebbe all'istante il re.
dicono non c'è lavoro. Oggi la frase più ricorrente è non c'è lavoro. A me risulta l'esatto opposto. A me risulta che in giro c'è una fame di lavoro spaventosa. Cosa vuol dire non c'è lavoro? Mi risulta che ci sia stata una guerra, che abbiano bombardato le fabbriche o sparso il sale sui campi, o abbiano chiuso le scuole, le università, che non vengono più formate intelligenze. Cosa vuol dire che non c'è lavoro? Non è vero che non c'è lavoro. Io per venire qui oggi ho lasciato sulla mia scrivania in ufficio del lavoro, perché ci lavorerebbero 3 impiegati per 2 anni. Però perché io son lì che ci corro dietro come un matto e quei 2 impiegati che potrebbero lavorare non hanno lavoro? Perché non è vero che manca il lavoro, manca il denaro per pagarlo. Manca il denaro per pagarlo. E perché? Perché il lavoro è coperto, è gravato da delle tasse spaventose. E perché ci sono queste tasse spaventose? Perché c'è la crisi. E perché c'è la crisi? Perché c'è il debito pubblico. E perché c'è il debito pubblico? Andiamo a prendere il bilancino, come il normale bilancio del dare e avere della Repubblica Italiana. Andiamo a vedere da cosa è composto questo debito pubblico. E andiamo a scoprire che la più grande voce di uscita dello Stato, che da sola copre quasi la metà di tutte le altre messe insieme, sono gli interessi sulla moneta che siamo costretti a chiedere a prestito. Quindi come si fa a parlare di crisi del lavoro senza affrontare la questione monetaria? Appunto, con tutta la modestia necessaria, ma noi proviamo quantomeno a fare quest'opera, a fare un'analisi completa dei fenomeni, perché fare le percentuali e riportare i dati dell'Istat, quello più o meno sono buoni tutti. Io nel mio articolo che c'è su questo numero parlo di un losco figuro, il cui cognome è Mastrapasqua. Avrete sentito nominare qualche nome. Era il presidente dell'INPS fino a poco tempo fa, prima che iniziasse ad avere un po' di grane giudiziarie per via di alcune partecipazioni un po' disinvolte nell'ambito della gestione dell'ospedale israelitico di Roma, di cui era direttore. Quest'uomo, Mastrapasqua, quando era presidente dell'INPS, volle telematizzare i servizi dell'Istituto di Previdenza Sociale e diede un codicino, un PIN a tutti i lavoratori dipendenti col quale poter andare su internet e lì trovare la propria situazione contributiva, il proprio estratto conto contributivo e fare una simulazione di quella che sarebbe stata la propria pensione una volta. E però questo PIN venne dato soltanto a una oramai ristretta tipologia di lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, mentre a quelli che oramai in quel momento storico stavano diventando la stragrande maggioranza, co-co-pro, co-co-co, partite IVA, associati in partecipazione, tutte le varie forme di lavoro parasubordinato, non gli venne data questa possibilità. Allora un giornalista lo intervistò e gli chiese: ma dottor Mastrapasqua, com'è che a poveretti, a questi altri non gli date questa possibilità? E lui rispose: se decidessimo di dare la possibilità di fare la previsione della propria pensione ai lavoratori parasubordinati, scoppierebbe la rivoluzione domani mattina. Mastrapasqua fu abbastanza ottimista, secondo me, perché poi dopo questa possibilità a questi lavoratori è stata data, ma di rivoluzioni io personalmente non ne ho viste. Non ne ho viste. Il perché, per quello che dicevamo prima, perché manca la circolazione delle idee, manca la controinformazione. In Francia, qualche
settimana fa, dopo gli attentati alla sede del settimanale Charlie, a parte quella manifestazione che vedere Netanyahu alla testa di una manifestazione contro il terrorismo, boh, dopo aver visto Bruno Vespa in televisione col Kalashnikov, penso che l'abbiamo, chiudiamo l'anno che le abbiamo viste tutte. L'uomo libero è stato, la circolazione dell'uomo libero fu vietata sul suolo francese per legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese per 7-8 anni. Io non ho visto nessuno andare in piazza con scritto «Je suis l'uomo libero». Una novità, una chicca, una chicca. Adesso, è stato riabilitato un punto d'onore, diciamo, anche. Ma la scusa qual era? Non c'è bisogno. Prego, facciamo confermare l'oratore qua. E quindi l'importanza, questo chiudo dicendo questo, dell'importanza di tenere in vita la controinformazione e il libero pensiero. Perché a me piace sempre citare una bellissima pagina scritta da Gian Antonio Valli, che è conoscerete, firma storica dell'uomo libero, e il quale ha scritto una pagina bellissima in cui parla tutte le volte che c'è un incontro con i lettori. Mi piace sempre ricordarla. Parla del fatto che noi ora stiamo attraversando un deserto e che nel deserto non si, per sua natura, nel deserto non si costruisce. È difficilissimo costruire nel deserto ed è anche spesso controproducente. Bisogna attraversarlo però il deserto, sappiamo che va superato, e bisogna attraversandolo portarsi sulle spalle uno zaino con quello che abbiamo ereditato, che abbiamo imparato, quello per cui abbiamo combattuto. E questo zaino lo daremo, una volta finito il deserto, ai figli, o ai figli dei nostri figli, o ai figli dei nostri figli, dei nostri figli, a persone che sicuramente neanche conosceremo. Quando dico questa cosa, molti mi dicono, va bene, ma ai figli non bisogna soltanto lasciargli una casetta da riempire gli scaffali di libri. Ed è vero, bisogna lasciargli anche la consapevolezza e la voglia di poter di lottare e creare le non costruire nel deserto, ma mantenere la possibilità che la lotta possa essere proseguita anche nel futuro. E senza la informazione libera questa cosa sarà assolutamente impossibile. Ed è per questo che bisogna considerare la stampa, la cultura, l'informazione come un'arma potentissima nelle mani della comunità nazionale, perché la comunità nazionale non può più permettersi di lasciarsi rubare il proprio futuro dai signori del denaro, non può più permettersi di lasciarsi rubare la propria moneta, il mezzo con cui scambia la propria ricchezza, dai signori dell'eurocrazia di Bruxelles. La comunità nazionale non può più permettersi di temporeggiare e di rimanere inerte di fronte al fatto che si sta mettendo in atto una sostituzione etnica in Europa. Io chiudo il mio intervento e con le parole con cui chiudo il mio articolo, che tuttavia alcuni italiani e alcuni europei sembrano non volersi arrendere. Ci sono nuove energie in campo, c'è sempre più voglia di controinformazione, l'appiattimento dell'informazione generalizzata sta ottenendo gli effetti opposti a quelli che loro desideravano, cioè il fatto che il popolo abbia voglia di sentire fonti
alternative, qualcosa si muove. Forse qui in Italia e in Europa occidentale ancora poco. In altre parti d'Europa, nell'Oriente europeo ad esempio, questa spinta ad esempio è molto più forte. È il tema che tratta Ugo Gaudenzi in questo numero della rivista, di come in alcune zone dell'Europa, in alcuni paesi europei, in alcune nazioni europee, si sente ancora quel senso di sovranità che tutti quanti dovremmo riscoprire. Grazie. Bene, bene. Allora abbiamo sentito un intervento magnifico, molto interessante, molto pregno. Io prima di passare la parola a Ugo, al direttore, non c'ho mai bisogno di presentare, perché insomma non è presentare, insomma lo conosciamo tutti. Non è presentare, scherziamo. No, io volevo invece concentrare la nostra riflessione su due termini, così stuzzicare un po' la riflessione di tutti quanti, su due termini che sono un po' caposcuola di questa rivista, che oggi stanno ritornando alla ribalta con forza. Sovranità e identità, perché mi sembra che in questo numero anche noi parliamo, sia l'articolo di Ugo, ma anche gli altri articoli parlano... Soprattutto quello di Mario Pozzo in questo caso. Sì, di sovranità, sovranità del lavoro, sovranità, la soluzione nella sovranità, sovranità per tutto, ma anche di identità. Identità perché oggi noi ci troviamo di fronte, abbiamo visto dei fatti recenti, a parte il solito arrivo di immigrati a turbe oramai sempre meno controllato, quello che è successo due giorni fa, un episodio di tipismo calcistico squallido, però di fronte a un'accettazione, una passività delle nostre autorità a fare distruggere una città, questo ci fa capire che stiamo arrivando a un punto molto grave, cioè il laissez-faire totale, la mancanza di senso di identità, la mancanza di un minimo di reazione, la mancanza, gente anche che ci minaccia dall'altra parte del mondo, fanno ridere queste minacce, perché anzi l'ISIS, mi sospetto di simpatia all'ISIS perché già sta antipatica Repubblica, questo già, però gente che dall'altra parte del mondo dice io ti vengo a tagliare la testa, lo dice sinceramente, apertamente, cavolo, non c'è nessuna risposta, sì, c'è la mediazione diplomatica, dice vogliamoci bene, c'è l'amore, per carità di Dio, sappiamo poi l'ISIS da chi è messa su, non è una cosa autoctona, originale, sono messi su dai poteri forti, questo sappiamo. Però ritorna forte, forte, fortissimo, l'attualità, ritorno a queste due parole d'ordine, sovranità e identità, e anche una domanda di dieminiana memoria, che fare? Ecco, cosa fare? Rinascita con Ugo Gaudenzi, ma anche l'uomo libero, se lo chiedo continuamente, che cosa fare? Allora, noi vi diciamo, da parte nostra, Rinascita e altri uomini, abbiamo deciso di dare un'apertura di credito minima, perché un'apertura di credito si tratta non di un assegno in bianco, verso quelle formazioni che oggi a noi sembrano, grazie, più aperte a un discorso identitario, che parlano più apertamente di identitarismo e sovranismo, come appunto la Lega in questo momento con la gestione di Matteo Salvini. Abbiamo guardato con simpatia e stiamo guardando con simpatia e con interesse a questo esperimento. Molti di noi in passato hanno anche guardato all'esperienza del 5 Stelle, perché sappiamo che Grillo in passato aveva frequentato delle lezioni sul monetarismo, eccetera, eccetera, ma purtroppo a quanto sembra le cose non sono andate per il verso giusto e anzi sono andate fino all'italiana in una fuffa, una rissa continua e generalizzata. Tornando al movimento Lega adesso si sta facendo nazionale nelle nostre speranze, appunto noi vi diciamo questo, noi speriamo, vogliamo sperare che Salvini abbia capito che sia giunta l'ora di traghettare un certo stato d'animo che era nato all'insegna del localismo e del regionalismo più esasperati verso quello che potrei definire un nazionalismo comunitario o un etnonazionalismo, per dar luogo a un fenomeno analogo, ma differente speriamo, a quello della signora Le Pen in Francia. Adesso noi guardiamo con interesse a questa cosa, guardiamo con interesse alla manifestazione del 28,
Qui nessuno, diciamo, dà aperture di credito illimitate, già sono state dette, sono state fatte delle uscite che non ci sono molto piaciute, tipo il non riconoscimento, scusate, di Israele e cose di questo genere, che non ci, anche il fatto di usare ancora il termine centrodestra e blocco dei moderati, a noi questi moderati non ci piacciono, perché i moderati hanno condotto alla rovina l'Italia, se noi oggi siamo tra pezzi in quel posto là, lo dobbiamo alla gestione dei moderati, sempre pro, no, per carità, sì, ma però non si può dire, non si può fare, l'euro lo dobbiamo accettare, l'Europa sì, l'immigrazione, l'Europa sì, l'Europa delle banche sì, l'immigrazione per carità non si può dire niente, mandare i nostri soldati all'estero spendendo tutti quei soldi che avrebbero speso per strutture sociali, anche lì non si può dire niente, ecco, tutte queste cose che ci fanno riflettere. La Lega sembra, signori, essere un movimento che oggi, come oggi, con la gestione di Matteo Salvini, ripeto, ci sta dando delle speranze in questo senso. Quindi noi vi invitiamo a essere con gli occhi aperti, di cercare di essere presenti il giorno 28 alla manifestazione della Lega, dove noi saremo presenti con lo striscione Lega Nazionale, per marcare anche la nostra differenza qualitativa, non quantitativa, qualitativa come peso intellettuale, come pensiero, come propositività ed idee chiare, e farci vedere là, per fare vedere che ci sono delle persone che la pensano in modo differente, ma che sono, potrebbero essere d'accordo. Certo, qualora noi vedessimo che si prende con uscite sempre più smaccatamente filo per lor signori, se noi vediamo che si ricomincia con i soliti discorsi del cavolo dei moderati, se vediamo che si ricomincia con il solito balletto e buffonate con i terroni e queste cavolate qua, è chiaro che il discorso andrà a scadere da sé. Se vediamo alleanze anche strane col famoso pezzo d'asfalto, plurinquisito e condannato, e vediamo sottomissione a questa gente, beh, chiaro che tante cose andranno meno, però vale la pena tentare, perché nella vita dobbiamo tentare. Parlando di identità e di sovranità, io direi di lasciare la parola al nostro caro Ugo Cadenzi, che ci racconterà qualche cosa a proposito. Credo. Ecco. Grazie. Anche se i due interventi hanno praticamente coperto qualsiasi tipo di anche quello che avevo preparato più o meno io per questo incontro. Allora, vorrei così riallacciarmi a quanto detto da Fabrizio. Voce! Vorrei riallacciarmi a quanto detto da Fabrizio su una cosa particolare, cioè su L'Uomo Libero come rivista che è riuscita per 35 anni o giù di lì, dal 79, non dall'80, dal 1979, a indicare una strada di controinformazione e di alternativa globale alla libera democrazia allora di sovietica e americana, oggi totale nel mondo planetaria, con due o tre parole d'ordine che non sono mai state messe in gioco. Ne hanno già parlato loro: mondialismo, identità e sovranità. Mondialismo è stata la prima parola mandata avanti, poi ripresa anche dalla nuova destra, se non mi sbaglio, di quei tempi. Parlo degli inizi. Sovranità addirittura è stata una parola, quando dico parola voglio dire un punto di riferimento essenziale, quando intorno al 1998-99 con sovranità nazionale, la parola sovranità in quel momento era non esisteva, diciamo che in italiano, nella lingua italiana, tirarla fuori furono i nostri amici e compagni di lotta dell'Uomo Libero, e parlarono di sovranità nazionale unendola appunto alla sovranità monetaria, alla sovranità economica, alla sovranità culturale, alla sovranità etnica dell'Italia. Ed era un momento molto particolare, era il momento in cui in Francia, e l'Uomo Libero era stato l'anello di congiungimento, Jean-Marie Le Pen si apriva per cercare di formare anche nelle altre nazioni come la nostra un grande cartello di alternativa, proprio sotto il nome della sovranità nazionale. Identità significa
è significato, continua a significare, totalmente cercare di ricomporre la comunità nazionale e quindi di bloccare l'immigrazione selvaggia che ormai da 20 anni è in corso, anche più di 20 anni è in corso, e in particolare proprio su questa storia dell'immigrazione e sulla questione antisionista. Ricordiamo che come casa editrice L'Uomo Libero ha un bestseller che è Prima di Israele, Prima di Israele, scritto da Piero Sella, che è uno dei fondatori dell'Uomo Libero. È un libro che penso, di cui penso non si possa fare a meno in qualsiasi libreria di famiglia, almeno della nostra parte politica, per parte politica in senso molto largo. E proprio su questa questione di Israele, in contemporanea sulla questione del blocco di immigrazione, L'Uomo Libero è stato non solo in Francia ma anche in Italia colpito dalla legge Mancino in quegli anni, colpito dalla legge Mancino con tanto di processo e con tanto di tentativo di farlo fuori. Nonostante quel periodo un po' disastrato, siamo riusciti, perché mi ci metto anch'io, perché eravamo tutti la stessa famiglia e comunque siamo sempre rimasti legati, sia come Rinascita sia come Uomo Libero, sullo stesso indirizzo politico e anche con le stesse iniziative politiche in tutti questi anni, e siamo riusciti a portare fuori L'Uomo Libero da quelle acque un po' procellose, e oggi L'Uomo Libero è l'unico periodico, l'unica carta che è rimasta, che segue, persegue la nostra concezione della politica, del mondo, della comunità nazionale. Ed è importante questo anche perché uno deve ricordarsi altri punti essenziali che riguardano questa rivista. La rivista manda avanti i grandi temi, è quasi, anche se con la nuova gestione di Fabrizio cerca di allargarsi con articoli più leggeri, diciamo, rispetto al passato, alle tematiche, prendendole e sviscerandole completamente dall'A alla Z. Anche le tematiche di geopolitica, non ne ho parlato, ma quelle sono essenziali, quelle della storia e quella della geopolitica mondiale e non soltanto europea. Ecco, in questo quadro l'uomo libero è un punto di riferimento essenziale, soprattutto in un momento come questo, nel quale noi vediamo che qualsiasi persona, da un Fusaro, mi sembra che è stato citato poco fa, a una Undiemi, a un Barnard, a tante persone con tanti altri nomi, catturano una parte della verità, una parte delle analisi politiche che si deve fare sulla situazione nazionale e internazionale oggi, e la fanno diventare un loro prodotto, importante sì, ma completamente scollegato da quello che è la visione completa. Nietzsche avrebbe detto è il modo per rendere tutto particolare e di non guardare l'assoluto. Ecco, diciamo che noi viviamo in questo momento in una situazione di parcellizzazione delle analisi politiche, delle analisi anche ideologiche, che portano in direzioni particolari e fanno dimenticare. A questo punto io penso che sia qualcosa di cosciente e diretto dal punto di vista generale, fanno dimenticare il discorso complessivo, l'analisi complessiva. Ecco, L'Uomo Libero invece ha avuto questa funzione fin dall'inizio, fin dal 1979, si è avvalso di persone che in quel momento sono riuscite a dare, come ha detto anche Fabrizio,
non solo ai nostri figli o ai figli dei figli di qualcun altro di domani, ma anche in questi 35 anni sono riusciti a mantenere vivo un discorso politico e ideologico, diciamo, di vera alternativa, e sono delle persone che si chiamano, l'abbiamo già citate, Mario Consoli, Gian Antonio Valli, Piero Sella, Caprioli e tanti altri che hanno partecipato a questa avventura. Volevo soltanto a questo punto ricordare da dove vengono, chi sono, da dove provengono queste persone che hanno creato il nucleo centrale della rivista. Erano gli anni di piombo. Dopo un movimento che si chiamava Ordine Umano, fatto da Giacomo Desario, Mario Consoli ed altri qui a Roma, e questo movimento era, virgolette, gentiliano, ma non era gentiliano, era di quell'ispirazione dietro, ma già andava avanti, guardava al Mediterraneo, parlava assolutamente di essenzialità del rapporto tra le due sponde del Mediterraneo, quindi tra l'Italia e i paesi arabi, già da allora, sto parlando dei primissimi, degli anni 60 addirittura, nemmeno 64-65, ed era il periodo che ti ho ricordato poco fa anche a te per altri motivi. Da questo primo movimento Ordine Umano nacque negli anni 70 la Costituente Nazionale Rivoluzionaria. Costituente Nazionale Rivoluzionaria che non ha avuto un gran successo, diciamo, dagli Appennini, dalla pianura padana in giù, però nella parte settentrionale d'Italia, in particolare in Lombardia, era stato un evento politico estremamente interessante, che aveva raccolto molte forze e aveva cercato anzi di unire quello che era molto anche allora frastagliato in un certo ambiente. Ecco. Di che anni andiamo parlando? Stiamo parlando del 73, 74, 75, quello è più o meno il periodo. C'era una persona in particolare che era Sergio Gozzoli, un medico di Sesto San Giovanni, e ricordiamoci che allora Sesto San Giovanni era chiamata la Stalingrado d'Italia. Sergio Gozzoli, che era un po' il trade union tra varie situazioni che esistevano in Italia, ma in particolare due: questa Costituente Nazionale Rivoluzionaria e per quanto riguarda qui in Roma Lotta di Popolo, l'organizzazione Lotta di Popolo. Tant'è vero che era stato lui l'ideatore, il creatore di Linee per una lotta rivoluzionaria, che fu un pamphlet che negli anni, a metà degli anni 70, ebbe un notevole successo dal punto di vista politico militante, tanto che fu ricopiato da chiunque, da Ordine Nuova Azione, da Anno Zero, dalla Terza Posizione, Fronte Studentesco, e via discorrendo. No, ricopiato, fu adottato, diciamo così. Ecco, Sergio Gozzoli è stato, lo è tuttora, perché non può esserlo tuttora perché ha una certa età e non scrive più, ma è stato una delle colonne, uno dei pilastri della creazione dell'uomo libero. Ecco, quindi è sempre il nostro mondo. Noi abbiamo stretto un rapporto, come posso dire, che va oltre i decenni tra Uomo Libero e tutto quello che si è verificato veramente alternativo in giro per l'Italia. L'Uomo Libero in questo momento è l'unico pezzo di carta che ci consente di andare avanti. Pezzo di carta, scusami, ma è un pezzo di carta. L'unico pezzo di carta che ci consente di andare avanti e di essere qualcosa che rimane e che può essere sfogliato ogni momento e dentro, perché può essere messo in una libreria. Io l'ho messo in una libreria, ho quasi tutti i numeri, mi mancano quelli
5, 6, 7, 8, qualcosa del genere, ma... Io ce li ho tutti. Ce li hai tutti? Allora, facciamo le copie a Nastasia. Quando vuoi. Ecco, questo incontro di oggi qui a Roma è importante perché ci dà, dopo i vari incontri che Fabrizio sta facendo un po' in tutta Italia, ultimamente mi sembra che sei stato a Teramo, poi sei stata a Voghera e via discorrendo, è molto importante perché dobbiamo raddoppiare, moltiplicare e rendere questo un punto dove tutti possono tra l'altro collaborare, tutti noi possiamo collaborare a questo, non credo che ci sia assoluti divieti o veti di chiunque. È importante naturalmente mettersi d'accordo sulla linea di quel preciso numero che deve uscire da lì a poco. Non ho nulla da dire perché tutto il resto è stato ben descritto precedentemente. Grazie. Allora, prima delle domande del pubblico, il sottoscritto vuole fare una domanda in considerazione a tutti e due gli autori qua. Allora, stasera abbiamo sottolineato che questa è una rivista, diciamo, che parte, ha una funzione propedeutica, una funzione di diffondere il pensiero, un pensiero diverso, eterodosso, eretico se vogliamo. Questa funzione è stata anche una funzione aggettante di creare comunità. E qui vorrei fare una domanda a tutte e due importante. Allora, non pensate che sia importantissimo, anche oltre che riportare una determinata visione del mondo, creare nuove idee? Perché questo è importante, perché il problema enorme degli ambienti antagonisti finora, qui in Occidente, è stato questo, cioè avere fatto delle idee, un oggetto avulso, astratto da mettere là nell'Empireo, e poi qualcuno ti dà un buffetto sulla guancia e dice: beh, vai a casa perché il mondo della realtà è altra cosa. Invece noi dovremmo imparare, a mio parere, e questa è una domanda provocatoria, però la faccio sempre, a essere noi le idee, partire da dei principi per costruire delle nuove idee, dei nuovi modelli. Ecco anche perché forse questo provocatorio, cercare nuovi appoggi, appigli politici, anche se fosse una cosa come la Lega, ma tanto per... Ecco, rimane questa la mia domanda e la faccio a tutte e due, vorrei una risposta. Sono completamente d'accordo e aggiungo un'altra cosa: non soltanto bisogna creare nuove idee, bisogna creare nuovamente, ridare vita nuovamente a quello che oramai è un cadavere, cioè alla facoltà di pensare. Io avevo, ne parlavo in un incontro di qualche tempo fa, facevo un esempio che è buffo ma è molto indicativo. C'è su internet una testata satirica che pubblica notizie palesemente assurde e comiche, no? Ma palesemente voglio dire cose del tipo che un sindaco comunista di Brescello ha mangiato un bambino. Sotto ogni notizia c'è lo spazio per i commenti dei lettori. Guardando questi commenti, io ho visto che la metà e anche di più delle persone commentavano le notizie come se fossero vere. È questo che voglio. È per quello che dicevo. Stanno uccidendo, c'è un piano scientifico di uccidere le capacità critiche dell'uomo. Nella scuola, nell'editoria. Fai un giro in una scuola, guarda i programmi scolastici. Fai un giro in una libreria e guarda gli scaffali. Gli scaffali, a me è capitato di andare in una libreria a chiedere un libro. Non si trovava mai. Di che anno è stato pubblicato? Io ho detto nel 97. Cercalo dall'antiquario. Quindi in tutti
in tutti i campi del vivere civile si sta cercando di uccidere la capacità critica e intellettiva dell'uomo. Quindi è vero, bisogna creare nuove idee e bisogna ritornare a essere in grado di pensare, due, avere il coraggio di tramutare poi in conseguenze, in azioni, il pensiero libero. Il pensiero è il coordinatore dell'azione, la filosofia nasce proprio per conoscere, interpretare la realtà e quindi dominarla e quindi poterla controllare. Il problema è quando si mette l'idea come una specie di sclerosi là e, come dice Heidegger, poi diventa una cosa che non serve più, non ti fa interpretare il mondo, e allora noi dobbiamo provocatoriamente diventare noi le idee. Allora creiamo dei nuovi modi di pensiero e una nuova prassi politica, se no si finisce. Guardate, io parlo molto chiaro, nonostante tante volte sono stato preso in giro, la mia provenienza evoliana che mi ha fatto tanto ridere da tante persone, per carità, però mi sono reso conto che sul termine, per esempio, tradizione si è abusato sino a farlo diventare un feticcio, e in nome poi della tradizione tante persone dicono: allora io preferisco l'immobilità politica, intellettuale, così. E questo è stato un grande errore, delle distorsioni gravissime, ma anche a sinistra è successa la stessa cosa, anzi forse peggio che un'altra cosa. Ripongo la stessa domanda al direttore, appunto, e volevo sentire una risposta. Ma non ho risposte, nel senso che sono state già date, bisogna creare continuamente pensiero, sono un amante di Candide e di Voltaire in questo, bisogna trasmutare tutti quanti i valori, ricambiarli. Voltaire, visto che sei un evoliano. Scusami, allora non Voltaire, diciamo Nietzsche. Nietzsche, vitalismo. Anche quella è una trasmutazione continua di valori. Per l'eterno ritorno all'identico, ma comunque sempre una trasmutazione dei valori. E soprattutto che queste idee corrino ovviamente sulle gambe degli uomini, e quindi che si dalla teoria si passi alla prassi. Sono completamente d'accordo, non posso aggiungere assolutamente nulla più. Ci sono domande da parte del pubblico? Io vorrei lanciare alcune interventi rapidi. Rapidi e compendiosi. Ecco, mi raccomando, Giorgio, intervento rapido, non si Ossimoro che non si voglia, sto cercando un documento qui che ovviamente quando lo sento non lo trovo, come la tribuna, qui non c'è, e questo non c'è bene. Allora, volevo fare un intervento con l'impressione che l'intervento ma dovevo leggere una cosa importantissima. Due secondi, cita che ci sono documento che vogliono intervenire. Ufficiale che pensavo di essere messo qui nella borsa, che evidentemente ho lasciato a casa. Perché sintetizza, caro. Cercherò di sintetizzare al massimo. Allora, sintetizzando al massimo, intanto voglio ricordare a Ugo che signori, per favore, il quadro dell'epoca, è fatto molto bene a ricordare quel movimento che io mi ricordo. Forse certo di andare insieme, l'unità, esattamente. Mi ricordo una bellissima convegno, anzi forse l'unico comizio che fece Desario a San Giovanni, te lo ricordi? Sì. Lì c'era sempre una volontà di agire, di unirsi, eccetera, e lì vorrei dire, anche concomitantemente, vorrei ricordare che era in atto l'orologio. Sì. Quindi non bisogna dimenticare che appunto in quel contesto c'era anche un gruppo di opinionisti di altissimo valore che si muovevano sulla stessa linea, è molto importante, in antitesi con la destra, in chiarissima antitesi con la destra. E voglio anche ricordare che Bargel-Bozzo, sempre all'epoca, aveva quella bellissima rivista intitolata Lo Stato, e anche quella aveva il concorso di tutta una serie di collaboratori, signori, per favore, veramente stimabili. Comunque, detto questo, a conforto della posizione dell'uomo libero,
voglio dire, ed il fatto che l'uomo libero ha giustamente fatto una scelta cartacea, voglio dire che di recente il vicepresidente di Google ha rilasciato una dichiarazione che a me ha fatto molto piacere. Ha detto: guardate che questa massa di informazioni che passano attraverso internet creeranno nel brevissimo periodo un buco conoscitivo, perché è talmente tanta quella massa che finirà nel vuoto. E ha detto, il vicepresidente di Google ha detto: cari signori, se volete ricordare qualcosa dovete stampare fin da adesso tutto quello che vi arriva, tutto quello che volete conservare. Tempo un anno, due, tutta questa massa di informazioni che sono obiettivamente vaganti nel nulla finiranno, perché devono necessariamente finire per mancanza di concretezza. Questo è il primo punto che ci dobbiamo ricordare. Secondo punto, noi parliamo sempre di contrasti del potere che per sua natura contrasta le forze alternative. Guai se non fosse il potere, non potrebbe contrastare le forze alternative. Però voglio ricordare che pochi giorni fa c'è stato il 400° anno della morte di Giordano Bruno. Ora, questo è un fatto molto importante, perché noi, quando noi parliamo di persecuzione da parte del potere, ci dimentichiamo sempre di quale persecuzione c'è stata nella storia dell'umanità. Bisogna che ce lo ricordiamo. Quando Galileo Galilei gli fecero vedere uno degli strumenti di tortura, la prima cosa che fece abbiurò. Ora, ricordiamoci che Giordano Bruno in galera c'è stato 7 anni, in un fetido scantinato, torturato, processato e poi bruciato, tanto per farne un favore. Non dobbiamo dimenticarci di queste cose, perché quando noi partiamo dall'idea che siamo perseguitati, ma noi è roba da ridere, la persecuzione nei nostri confronti rispetto a quello che veniva fatto all'epoca. Io qui voglio ricordare un altro, Giulio Cesare Manini, tanto per dirne due. Quindi, quanto vogliamo dire? Quindi, ottimismo assoluto per quanto riguarda questa situazione. Noi ci muoviamo sempre in una situazione di grande privilegio e di grande facilità rispetto al passato, ma un passato di 70-80 anni fa, non dimentichiamocelo, perché sennò, se perdiamo di vista i veri parametri nei quali noi ci troviamo a vivere, rischiamo veramente di trovarci a fare dei mea culpa che non c'è nessuna ragione che li facciamo. Ultima cosa, giustamente il direttore dell'Uomo Libero lamenta che ci sia un certo vuoto conoscitivo e informativo. Ma ragazzi miei, fino a 50-60 anni fa, quant'era la gente acculturata? Quant'era la gente che era in condizione di capire certi concetti? Erano pochissimi. Noi facciamo riferimento, io ad esempio sono un appassionato di Giovanni Papini, di Prezzolini, di Soffici, ma quanta gente dice la rivista di Prezzolini ha fatto l'Italia? Sì, ha fatto l'Italia, ma quanta leggevano? Quante persone leggevano? Allora, dobbiamo renderci conto che concretamente, l'ultima cosa importantissima, avrei voluto leggere qualcosa in una rivista che è una rivista ufficiale e che non riesco a capire per quale ragione non me la sono portata dietro. È una rivista ufficiale, perché la rivista della Marina ha riportato un articolo e un intervento di Kissinger, il quale ha fatto un quadro assolutamente negativo della situazione degli Stati Uniti d'America e ha detto: il progetto americano di dominio sul mondo è finito. È finito. Allora, siccome in Italia le cose non arrivano mai, c'è stato solo un momento, è stato il fascismo in cui qualcosa è partito dall'Italia e si è diffuso nel mondo. Per il resto è tutta l'Italia un paese in cui le cose arrivano dopo. Allora, teniamo presente che questo mondo, ciò che sorregge questo mondo, sta crollando sotto i nostri occhi. Vedete quello che sta facendo la Cina, vedete quello che sta facendo il BRICS. E non crediate, cari signori, che i cinesi siano nati ieri,
perché questo è una, è un libro che dovrebbero leggere tutti. La nuova strategia cinese è tutta scritta qui ed è stata stampata in Italia una ventina d'anni fa. Quindi i cinesi non è che si muovono soltanto sul testo fondamentale e importantissimo dell'arte della guerra, ma hanno degli strateghi che sanno perfettamente quello che devono fare. Quindi il sistema attuale, il regime attuale finirà prestissimo. Allora teniamo duro finché possiamo, perché tanto prima o poi la vinceremo. E grazie dell'ascolto. Anni di buona condotta, va bene? Si fa in modo di metterlo in qualche modo, se non in libertà, quantomeno fuori dalla detenzione carceraria, va bene? Ora, non ha mai fatto che io sappia richiesta lui di libertà, di rimessa in, non lo ha mai fatto, sì. Va bene. Però nessuno ha mai provato a fare una richiesta per suo conto. Io non so, perché non lo so che cosa hanno fatto e fanno appunto gli avvocati, anche perché lui si è rifiutato di fare domanda di grazia. Va bene. Ora, io credo che sia opportuno, va bene, che qualcuno ponga il problema, va bene? Anche perché veramente è una cosa che ha superato qualsiasi limite, va bene? Io ricordo tantissimi anni fa, sono passato anch'io brevissimamente per quegli stabilimenti, va bene? E ricordo che c'erano dei detenuti, un ergastolano che aveva ucciso la fidanzata, cioè c'è uno di casetta di quelle parti lì, va bene, che stava ancora dentro, va bene, dopo non 36 anni, ma erano passati nel suo caso una ventina d'anni fa, un 25 anni fa, perché diciamo così, l'avevo messo poi in regime di così dice di libertà vigilante, sì, va bene, per motivi psichiatrici, va bene. Quindi sono casi pochissimi. Ora, è quello di Vinciguerra, che ha scelto volontariamente, come si sa, costituirsi per manifestare la sua diversità rispetto a tanti altri personaggi, diciamo così, va bene? Per reclamare, diciamo così, la posizione contraria a tutto un sistema e a tutto un gioco di pseudopolitica, va bene? Certo, sarà un tentativo che sarà, il giornale potrà spiegare e dovrà valutarlo, perché questo sta nella direzione di secondo me qualcuno potrebbe e dovrebbe farlo, perché è un fatto che ha una valenza anche politica, oltre che ideologica, ma è anche un fatto di un certo rilievo, va bene? Perché non, che mi risulti, va bene, non c'è nessun detenuto che è tuttora detenuto, tra l'altro, che è stato detenuto da 36 anni, per 36 anni, è una cosa enorme. Ecco, volevo soltanto... Grazie. Ne ricorderemo. Signori, se c'è qualcuno che vuole fare qualche altra domanda, prego. Venga. E qua. Sì, dunque, io vorrei fare... Come ti chiami, scusa? Cristiano, prego. Sì, dunque, io vorrei fare la mia domanda soprattutto perché voi avete parlato tutti e tre di vuoto conoscitivo, però
sa tutto il riferimento al fatto che Cadenza ha parlato di scuola, non c'è solo quel vuoto, c'è anche il fatto che c'è soprattutto per quanto riguarda dal punto di vista di sinistra, c'è ancora chi cerca di informare, però dal punto di vista della malafede, perché mi spiego, io sono iscritto all'Università di Roma 3, come si sa è un'università che purtroppo è in mano alla sinistra. Ora io sinceramente, siccome sono al primo anno, ho fatto finta, ho chiuso un occhio soprattutto dal fatto che ci sono ancora professori che parlano bene degli anni 60, della rivoluzione culturale, degli anni di bombe, tra una lezione e l'altra, e diciamo ho cercato di far finta di niente, però ho avuto conferma di tale cosa da una collega che fa scienza della comunicazione, Andrea Rapisarda, che mi ha detto qualche tempo fa su una chat di Facebook, mi ha detto, cito testuali parole, guarda Cristiano, purtroppo la malavita è che anche noi della scienza della comunicazione non siamo messi bene. Io stesso ho visto che un professore stava facendo una lezione di informazione culturale e non in senso buono anche nel garage che sta dietro l'università. Cioè c'è un modo nella nostra area per cercare di contrastare queste idee che purtroppo sono state messe da quella che potrebbe essere chiamata la società degli spettri? Risponde il suo amico Fiorini. Giacinto Auriti diceva: voi studenti, lui era un professore universitario, sì, e diceva: voi studenti avete l'obbligo di studiare quello che i vostri professori vi insegnano, perché avete il ricatto del voto, ma non siete obbligati a crederci. Nella sua semplicità era eccezionale. Nella sua semplicità è verissimo. È chiaro che occorrono fonti di vettovagliamento culturale alternative. Ecco perché bisogna un po' andare su tutti i fronti. Quando alcune persone presenti oggi sono stati presenti anche quel giorno, quando per esempio, visto che all'inizio ho citato Auriti, si pensò di fondare un'istituzione a lui dedicata, nel settembre di 2 anni fa, avevamo pensato di fondare una scuola, non un'associazione, non una fondazione, una scuola. Cioè, è chiaro che i mezzi sono quelli che sono, perché è chiaro che la scuola Giacinto Auriti non avrà mai i fondi che ha Università Roma 3, quindi dovrà fare lezioni su internet, videoconferenze, cose così. Le possibilità ci sono, però bisogna avere la volontà di andarsene anche di cercarle. Purtroppo adesso, prima dicevi del vuoto conoscitivo, il vuoto conoscitivo non è soltanto ignoranza, il vuoto conoscitivo è anche ignoranza sul fatto che esista una visione contrapposta. Purtroppo, certo, credo la risposta sia anche un altro fatto, penso. Cioè un lavoro di formazione, quella che si chiama metapolitica, cioè la formazione prepolitica è fondamentale, è importante. E io credo, e credo che lo crediamo tutti qua se non saremo qua, a un lavoro anche spontaneo, cioè al di là e oltre gli accademismi. Cioè dobbiamo essere tutti noi farci portatori presuntuosi di un nostro modo di vedere il mondo. Dobbiamo essere noi a volere cambiare la realtà del mondo, non farcela cambiare da quello che hanno detto gli altri, anche se l'hanno detto bene, capito? Perché il problema terribile di cui io ritorno a parlare, ho già parlato prima, è il fatto dell'X ed Exit, quello che ha detto, che ti lascia le cose scritte là, poi tu non hai, quando quello muore, il personalismo.
quel famoso tizio là muore, poi tu rimani senza idee perché manca la spinta propellente. Allora tu stesso ti devi fare propulsore e creare nuovi modi di pensiero. Dobbiamo essere presuntuosi, perché siccome noi stiamo meglio degli altri, abbiamo più rispetto agli altri coscienza degli altri, dobbiamo anche avere la presunzione, scusate se è poco, ma dobbiamo cominciare a ragionare così, se no non si arriverà mai a essere chiari, che noi vogliamo conquistare il mondo, vogliamo cambiare la testa alla gente, e non me ne frega niente se mi dicono siamo in pochi, non abbiamo, chi se ne frega, abbiamo la presunzione, con la presunzione si va avanti, senza di quello si rimane così al chiodo. Spiacente, forse il mio modo di pensare è un po' così, però te l'ho voluta dire, per cui anche tu lì fatti propulsore, vai col tuo modo di vedere, chi se ne frega che il professore ne sa più di te, tu sei meglio del professore, ti devi mettere lui in carte dal posto, capito? Se tu stai lì, dici oddio, quelli la pensano così, chi se ne frega, li buttiamo per terra, cominciamo con queste cose, piano piano, ok? Ti rispondo anch'io molto brevemente. Prima Fabrizio parlava di deserto, noi siamo nel deserto, sì Fabrizio, siamo nel deserto, lo dobbiamo attraversare. Giorgio ha parlato del 63, dell'orologio, di quel mondo che esisteva in quel momento lì, che è un riferimento a una costituente nazionale rivoluzionaria, delle cose che esistevano, dei movimenti che esistevano nel 63. Ecco, nel 63 o 64 nacque in Italia un attimo di risveglio intellettuale, proprio con questi movimenti, giornali, periodici che cominciarono a nascere prima, per circa dalla seconda guerra mondiale a quel momento lì, non esisteva assolutamente nulla, il nulla più assoluto. Furono i primi semi, poi ci sono stati, c'è stato un quotidiano, per quanto mi riguarda c'è stato un quotidiano che era appunto Rinascita, che adesso è online, che si spera possa ritornare almeno periodicamente come carta stampata, ma abbiamo avuto parecchi periodici, non soltanto l'Uomo Libero, tanto per fare due o tre nomi, appunto Orion, oppure Giovane Europa, che era in varie lingue tra l'altro. Ci sono state delle situazioni. Oggi che cosa abbiamo? Abbiamo ricostruito una memoria, e già è tanto. Ci sono almeno 7-8 case editrici, non eccelse, però esistono, che riescono a pubblicare dei libri, virgolette, eretici. Esistono dai 10 ai 20 circuiti online su cui vengono offerte molte idee alternative. Beh, c'è qualche cosa, ce l'abbiamo. Quando iniziò il 68, il 67, l'orologio era già quasi morto, quasi, ancora rimasto. Sì, ma era gli sgocci. Era gli sgocci. Il 68, dall'altra parte, cioè in quel momento dall'altra parte, cioè dalla sinistra operaista, dalla sinistra movimentista, fu il momento in cui tutti i loro quaderni rossi, quaderni piacentini, la sinistra, via discorrendo, riuscirono a dare, a mettere in pratica, a mandare sulle gambe le idee che avevano avuto in quei 15-20 anni. Noi siamo nella stessa situazione noi oggi, quindi a te sta andare a cercare queste case editrici, leggere questi libri, guardare quello che rimane dei giornali, dei periodici, ma ce ne sono tanti, online, rivedere e farti la tua cultura, perché ognuno di noi è differente dall'altro, una cultura che poi deve essere della comunità, di tutta la comunità. Immaginare una scuola, certo, ne abbiamo sempre parlato, sempre, non siamo mai riusciti a farlo. C'è stato soltanto un sindacato che si chiamava SIS, se non mi sbaglio, che proveniva dall'orologio, Francesco Pezzuto e altri, che era un sindacato della scuola, che aveva deciso di costruire... C'era anche Gianmarconi. Gianmarconi e via discorrendo. Che aveva deciso di costruire una scuola vera, che dava anche il diploma, un liceo privato, verificato, ma non ci sono riusciti loro, che erano del settore. Credo che non siamo in grado in questo momento di fare di più. Però
molto è stato fatto rispetto al passato. Scusa, no, solo una brevissima puntualizzazione. Tu hai detto che, se non ho capito male, che dalla seconda guerra mondiale ai primi anni 60, quindi 63, 64, 0. Però, se mi permetti, c'era, se non sbaglio, negli anni 50, Ruinas con il pensiero... No, no, anche nel 64, 65. C'era, c'era. Sono andato anche a trovare, sì, ma... Niente. Era un socialista o comunista? Sì, sì, poi che do, sì, ma io parlo degli inizi. Quando gettò lo stagno nella palude missista, così diciamo. Sì, dove, cioè. Poi ovviamente c'è stato il riflusso non solo di lui e prima di lui gli altri che sono rifluiti appunto nel partito comunista. C'è sempre scritto Giorgio Pini, ad esempio. Sì. 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 Quello è stato un momento più importante, quello di Giorgio Pini e degli altri. Scusa, lo do io, sennò qui non arriverà mai questo. Sì, molto interessante quello che avete detto, sicuramente complimenti anche Umberto per questa conduzione. Parlando di mondialismo mi viene in mente anche il termine cattolico, universale. La Chiesa può fare qualche cosa dal punto di vista proprio militante oppure è già corrotta e permeata di questo mondialismo? Allora, questa è una risposta a tre, signori. Allora, la domanda è bella, ma il primo esempio di mondialismo della storia di globalismo è dato dal cattolicesimo, cattolicos vuol dire universale. Al di là di quella che è la professione di fede che rimane in ognuno di noi, ognuno può credere in quello che vuole, perché l'applicazione pratica della teologia cristiana nel cattolicesimo ha dato luogo alla prima forma di globalizzazione della storia di omologazione, e non c'è niente da fare, questa storia non ce la inventiamo noi. L'impero romano cade grazie anche col contributo della Civitas Dei Agostiniana, il pensiero eterodosso viene perseguitato, l'agnosi viene perseguitata proprio grazie, iniziamo subito con i vari concili in Nicea, Efeso e compagnia bella, e continuiamo nel Medioevo con le persecuzioni di tutte le forme di pensiero differenti, vediamo i catari, la persecuzione bogomica e compagnia bella, fino ad arrivare al Rinascimento. Quindi la Chiesa ha svolto in questo senso una funzione omologatrice nella cultura occidentale, e non solo. Se noi oggi ci ritroviamo col globalismo, signori per cortesia, di stampo mercantilista, dato dal protestantesimo, biblista, eccetera, noi non lo dobbiamo solo alla cattiveria, ai tempi che incedevano, lo dobbiamo anche purtroppo all'eredità, all'ascito pesantissimo lasciandoci dalla Chiesa. Questo sempre rispettando la sincera e genuina professione di fede in un solo Dio, però purtroppo ricordatevi bene il detto di Caracalla: un Dio in terra, un Dio in cielo, un principe in terra, un principe in cielo. Cioè, che cosa vuol dire? Il modello di Dio unico purtroppo ha portato automaticamente di per sé all'omologazione, alla fine della diversità che il mondo antico conosceva, tante idee, tanti lati della realtà che venivano adorati e rispettati per unificarlo in uno solo. Allora abbiamo avuto un Dio in cielo, dopodiché un unico impero, dopodiché un unico modello di sviluppo, la globalizzazione. Quindi la domanda tua, io ho letto qualcosa di Ratzinger che contestava l'Occidente, Ratzinger è uno che ha le palle, bisogna dire, però purtroppo adesso no. Uno, l'hanno messo in disparte stranamente, e due, purtroppo uno gli dovrebbe rispondere: ma se voi siete cattolicos universali e nel vostro passato avete questo archetipo di guai che avete combinato, cosa vi può fare la Chiesa militante di oggi? Cosa può fare? Lo vedete Papa Francesco con gli immigrati a favore del non è cattiveria, perché da tutto rispetto per la fede, nessuno, però le risposte ce le hai tu stesse sotto gli occhi, nessuno si deve inventare niente qua, credo. Assolutamente. Che, ecco, no, non è anticristianesimo niente questo, sono dati di fatto di scienza teologica e di politica applicata. Qualcun altro che vuole intervenire? Giuseppe che vuole intervenire. Però può venire. Una sola osservazione: si è parlato prima di sovranità, non per entrare sul particolare, però bisognerebbe anche accennare, forse noi non lo diciamo mai, alla sovranità alimentare. Effettivamente è un tema trascurato, e ti ringrazio di averlo
ricordato, perché è un tema che ovviamente non può essere disgiunto dagli altri, ma è fondamentale. Io dico solo una cosa per sottolineare l'importanza di questo aspetto. Anno 2003, appena abbattuto il governo Battista in Iraq, c'era un paese praticamente distrutto, senza più nessuna infrastruttura sociale. C'erano morti per la strada, non c'erano neanche più i servizi di pompe funebri per andarli a prendere su. C'erano le tubature dell'acqua rotte, non c'era più un impiegato pubblico che andasse, un dipendente del comune che andasse a riparare i tubi. Non c'era polizia, non c'era ordine sociale. Il paese modello del Medio Oriente, del vicino Oriente, paese modello fino a... laico, che fino a poco tempo prima era stato un paese di socialismo arabo. Era un paese dove mancava assolutamente tutto, compresa l'acqua potabile. Viene insediato al potere a Baghdad Paul Bremer, il primo governatore americano del dopo Saddam, in un paese dove c'era tutto da fare, tutto. Uno dei primi atti governativi del governatore Paul Bremer è stato quello di vietare le sementi tradizionali e di imporre quelle di importazione. Monsanto. E stiamo parlando del paese che ha dato il grano a tutto il mondo. Tra l'altro. Quindi per capire quanto è importante, così come è importante per i nostri nemici, deve essere importante anche la nostra risposta. E questo è un tema che andrà sicuramente approfondito. Sì, sì, sì. Prego, vedo la tempia. Come ti chiami? Marcello. Marcello. Prego. Buonasera a tutti. Mi spiace, sono arrivato un po' tardi, ma mi sembra che la... Si sente? Si sente? Sono arrivato un po' tardi, mi scuso, buonasera a tutti, mi chiamo Marcello. La conferenza mi sembra abbastanza interessante. Si sente? Sì, sì. E ci sono anche spunti per questi interventi che abbiamo sentito. Prima l'amico Fabio ha citato questa questione giudiziaria che poi si inquadra in una situazione tutta italiana, per la quale ci sono morti di serie A e morti di serie B, personaggi da difendere che sono indifendibili, la vicenda degli scandali Gino Paoli, per esempio, di questi tempi, no? Però ci stanno anche le cosiddette forze antagoniste che poi scendono in difesa, tipo Grillo. Ecco, ci sono altri spunti, tipo l'intervento del ragazzo e anche quello relativo alla sovranità. Io appartengo a un'area che è definita, anche se non ho mandato per parlare qui, ovviamente, che è quella di Casa Pound d'Italia. Credo che per rispondere al ragazzo, per esempio, una risposta ce l'avrei, si chiama blocco studentesco, cioè crea un nucleo, come diceva giustamente, perché la verità te la devi anche riprendere. Guarda, spazio faccio parte di Zenith, noi Casa Pound blocco studentesco abbiamo degli ottimi rapporti. Ma questo mi fa piacere, però ecco, l'esperienza nostra ci insegna che lo spazio ce lo stiamo riprendendo nelle città, nei piccoli centri, anche quelli tradizionalmente a noi, a un certo ambiente vagamente di destra, ostile, no? Ma noi non ci definiamo né di destra né di sinistra, però sto facendo pubblicità, insomma, quindi siamo estremo centro alto. E quindi lo spazio, comunque, al di là di tutto questo, lo spazio va riconquistato, questo paese va ripreso, va riconquistato. Per anni abbiamo sentito persone che da questo paese volevano scappare, era un leitmotiv quello di sentir dire me ne voglio andare, io vado via da questo paese, molti l'hanno fatto, qualcuno l'ha fatto.
questo paese va ripreso, va riconquistato. E ecco, adesso ci sposiamo anche con l'altro tema che il Signore ha sollevato, quello di sovranità. Il 28 febbraio c'è a Roma una grande manifestazione, perché è nato un nuovo soggetto, Sovranità Nazionale, che è qualcosa, è un'associazione, e che vuole essere equidistante da noi, equidistante dalla Lega, ma che comunque è tesa a far sì che questo paese venga in qualche modo ripreso dagli italiani, che in tutti i settori sociali, culturali, di lavoro, gli italiani vengano prima rispetto a tutti, rispetto soprattutto agli immigrati extraeuropei. Ci sono leggi anche in Europa che dicono questo, quindi possono in qualche modo sposare questa tesi. C'è un'iniziativa legislativa per la quale stiamo raccogliendo firme un po' in giro, dappertutto, e quindi ecco, l'invito è questo: il 28 in piazza, uniti contro Renzi, contro questo sistema, per la ripresa di quello che è lo spazio italiano e gli interessi italiani, del popolo italiano. Siamo stati gli unici a ricordare il 10 febbraio i caduti delle foibe, non c'è stato nessuno che sostanzialmente si è schierato da questa parte. Le istituzioni, nonostante che vi sia una legge in questo senso, hanno fatto orecchie da mercante. Ecco, il richiamo è questo, mi scuso se mi sono anche dilungato un pochettino, grazie. E per chiudere ricordiamoci che il sistema non è solo Renzi, ma è anche Berlusconi, Monti e compagnia bella. E adesso, prego. Niente interlocuzioni, facciamo una cosa rapida perché ecco. Sì, una cosa, grazie, per favore, niente cose interlocutorie. Una cosa rapidissima, sono Giuseppe Piamonte, innanzitutto. Volevo un attimo riprendere il discorso che avevi fatto prima di te, che mi trovo in totale disaccordo. Cioè, è quello praticamente sull'universalismo e sul mondialismo, no? L'universalismo della Chiesa Cattolica e sul mondialismo. Innanzitutto universalismo è totalmente diverso dal mondialismo, totalmente. Perché questo? Perché il catolicos che dici tu è lo stesso universalismo di quella che era stata la romanità. Non c'entra stato. Nulla? Come no? Nulla. Come no? Nulla. Come no? Assolutamente sì. Non facciamo più la merda. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Facciamo la merda con loro. Fa parlare per rispondere. Di fronte alle dichiarazioni di Celso, che era l'interpretazione di Celso. Per favore. Signori, questo non è un dibattito tra persone, c'è una conferenza. Ma chi sei? C'è una conferenza, per favore. Ma chi cazzo sei? Per favore. Ma chi cazzo sei? Per basta, basta. Io sono per basta. Ma chi se ne frega? Le professioni di fede sono una cosa individuale. Noi qua siamo storica, una questione storica. Ma io non ho capito perché non si può parlare. No, io. Guarda il cazzo, morite. Per favore. Non sono delle belle cose da dire, ognuno ha diritto ad avere la propria fede e deve essere rispettato. Non esiste intolleranza qui verso nessuna fede o confessione politica, vorrei ribadirlo a tutti. Qui tutte le fedi e confessioni sono accettate e rispettate. Meno che gli scegli. Meno qualcuna. Scusa. Se c'è qualche altro intervento, per cortesia, qualche altro intervento. Fare un intervento dopo, poi vogliamo andare a riprendere la sovranità, vabbè, lasciamo stare. No, io volevo fare alcune osservazioni, intanto al direttore di Uomo Libero, no, osservazioni, delle proposte, intanto come le ho detto prima, noi abbiamo fondato 4 anni fa insieme a Giorgio l'Accademia della Libertà, che è proprio un tentativo di fare scuola tramite YouTube. Io ho già parlato con Mario Consoli,
noi siamo a disposizione per fare una luce, una finestra su quello che è Uomo Libero, con piccoli video, interviste, quello che è, perché noi ci crediamo anche in altri soggetti uguali o diversi da noi, ma purché portino avanti gli argomenti che voi trattate da ben 35 anni. Ma io direi, sempre a livello di proposta, di fare degli estratti di una pagina, di un foglio, stampabili da lasciare in giro, o per preannunciare l'uscita o come sintesi dell'uscita, però sempre con l'articolo lasciato in sospeso, in modo da andare poi alla rivista cartacea, che è un documento che resta. Il rinnovo che Accademia a casa vostra, voglio dire, già l'avevo detto a Mario Consoli, lo dico anche a lei. Voglio fare invece un'osservazione sulla questione Chiesa. Non entro nel merito della fede, perché ognuno può credere quello che vuole, però è risaputo che Ratzinger stette 3 giorni, credo, un giorno sicuro, con Giacinta Auriti. Conosceva a menadito il problema monetario. La Chiesa non ha mai, e non lo farà mai, a mio avviso, affrontare il discorso che ha chiarito perfettamente, anzi mi piacerebbe che quella catena che lei ha fatto prima, che tu hai fatto prima, fosse sviluppata in un articolo. Perché manca il lavoro? Perché non c'è cultura del lavoro? Cavolo, se c'è lavoro da fare, ci abbiamo strade a pezzi, sistema idrologico a pezzi, scuole a pezzi, tutto a pezzi, ha voglia il lavoro che c'è, non c'è la moneta per pagare il lavoro. Però la catena va spiegata, cioè la mamma che non trova il posto all'asilo, c'è una catena dietro, la sanità che riduce i posti e il bambino muore per strada in Sicilia, c'è una catena e arriva sempre lì la catena. Ultimo intervento, io dico sempre, non è che l'articolo 1, benché scritto male, della Costituzione italiana dice le sovranità appartengono al popolo, dice la sovranità. Quindi io trovo gruppi sovranisti che continuano a insistere, scusa Giuliano, ma se ne arriva, che continuano a insistere su sovranità industriale, sovranità alimentare, sovranità del qua e sovranità dell'là. Se esiste una moneta propria e c'è una politica monetaria auritiana, keynesiana, è chiaro che tu prima fai il tuo grano, è chiaro che tu prima produci e dai e sfami il tuo popolo e la moneta la radichi sul territorio. Quello che resta vendi fuori, quello che non hai lo compri fuori con una moneta diversa. Quindi le soluzioni ci sono, le scuole tra virgolette ci sono, il problema è coalizzarsi. Purtroppo io continuo a vedere nei gruppi sovranisti, soprattutto gli ultimi arrivati, mi spiace dirlo anche per Casa Pound, ma spesso Casa Pound onore alle battaglie che fa, ma fa ghetto, è lei che fa ghetto. Cioè io quando mi sono incontrato con gente che faceva volantinaggio a Largo Preneste, sì, d'accordo su tutti gli argomenti, ma eravamo noi che dovevamo andare da loro, ma il contrario. Allora per carità, onore al lavoro che fate, ma se non andiamo tutti nella stessa direzione, pretendiamo che l'altro entri a casa nostra se non si fa nulla, non si va da nessuna parte. Grazie. Adesso non possiamo. Ecco, dare luogo. Posso solo ringraziare. Ecco, no, non si può fare perché. Posso solo ringraziare per la proposta del canale video della Tavola della Libertà. E per quello che mi riguarda possiamo, perché è una proposta assolutamente valida e che è molto utile, e per me possiamo cominciare anche lunedì, ma non come le diete, che si comincia lunedì, cominciamo davvero. Le diete per definizione cominciano domani. Grazie. Credo che a questo punto, se non c'è nessun altro intervento, posso fare un'ultima precisazione? L'ultima precisazione è, guarda Vitali, dopo 20 flessioni. Tra poco ho 80 anni, se mi permettete, lasciare, vabbè che di tracce ne ho lasciate tante in vita mia, in ogni caso, volevo dire, bisogna distinguere, perché sennò rischiamo veramente di cadere sistematicamente nell'errore. Il mondialismo è una ideologia,
La mondializzazione è un processo legato al progresso tecnologico. Allora, sono due cose completamente diverse. L'ideologia mondialista, che si ricollega per ovvie ragioni al mondialismo cattolico, non possiamo negarlo, c'è una similitudine sostanziale, legato al mondialismo dei cristiani rinati, perché noi li dobbiamo, il protestantesimo lo dobbiamo chiamare oggi cristiani rinati. È un'altra mondializzazione, ma sono ideologie. Allora, se noi scambiamo sistematicamente la mondializzazione legata al progresso tecnologico con il mondialismo culturale, ideologico, a supporto di una potenza unica, facciamo un errore madornale. Noi dobbiamo combattere quella potenza unica che altri non è, che è la potenza dell'usura, dell'usuraio, punto e basta. Dobbiamo centrare quel problema lì. Poi il resto viene dopo. Anche si è parlato delle multinazionali. Le multinazionali sono creature del mondialismo usurario. Tutto quello che fanno le multinazionali è su progetto mondialista usurario, americano centrico, punto. Allora, quelle le dobbiamo combattere. Ma l'idea stessa che probabilmente un aereo mi parte da Roma e mi arriva a Stoccolma nel giro di un'ora, io non la posso combattere, perché se no rientriamo in un tesi totalmente retriva, e noi, ma è quello che vogliono in tanti, intendiamoci bene. C'è della gente che con la scusa di combattere il mondialismo pretende che noi andiamo ancora in giro, hai capito, a cavallo del sovranello. C'è certa gente che io conosco. Dobbiamo fare questi distinguo. Ecco, ho chiuso. Faccio un intervento per chiudervi, io lo ricordo a tutti, per chiudere sul problema della globalizzazione, un problema che a me, come a tanti altri, parlano, anche il sottoscritto, di tecnoeconomia. Quindi ricordiamoci che a sfondo di tutte le ideologie che noi viviamo sulla nostra pelle oggi, c'è uno sfondo profondamente ideologico, filosofico, di pensiero. La globalizzazione degli ultimi 300-400 anni che stiamo vivendo sulla nostra pelle è una globalizzazione determinata dall'interazione tra economia e tecnologia, per cui ad ogni innovazione tecnologica segue un'immediata conseguenza economica in un crescendo irrefrenabile. Ecco perché le soluzioni di pensiero oggi sono diventate sempre più difficili ed ecco perché tocca trovare nuove formule di pensiero. Signori, grazie, buonasera a tutti. Fabrizio Fiorini, direttore dell'Uomo Libero, una rivista che vanta tanti anni di pubblicazione, ancora esce su carta, stampata come vedete. E una rivista particolare, diciamo, anche un po' revisionista, un po', diciamo, quelle che racconta le cose così come sono, fatta collaboratori anche di un certo spessore. Ecco, ce ne puoi parlare? Sì, Uomo Libero è una rivista che oramai, come avevamo accennato durante l'incontro di oggi, è arrivata oramai al suo 35esimo anno di attività. Ed è una rivista, appunto, come dici, come hai detto poco fa, revisionista. Revisionista non soltanto nell'accezione che questo termine ha preso oggi, cioè con riferimento a un particolare ramo della storiografia. È revisionista su tutto, perché il suo obiettivo, appunto, è fare controinformazione, offrire in tutti i campi del sapere politico, delle scienze sociali, della storia, della filosofia, dell'economia, della questione monetaria, una versione differente da quella dominante nella grande informazione. Poi faccio un po' di storia, ecco, è nata, dicevamo, nel 79 la rivista. È nata nel 79, esatto, oramai 35 anni fa, il primo numero uscì agli inizi del 1980, e gli autori si sono alternati
sono alternate delle grandi firme su questa rivista, dei grandi esperti di questioni geopolitiche e di questioni sociali. Io cito tra tutti ovviamente il primo direttore della rivista, Piero Sella, l'attuale direttore editoriale Mario Consoli, storici del calibro di Gian Antonio Valli, di Carlo Mattogno, sociologi, psicologi del calibro di Enzo Caprioli. Insomma, una rivista che è sempre riuscita a... L'Uomo Libero non è un titolo casuale, a prendere gli uomini liberi da ogni parte provenissero e a raccoglierli tutti insieme per dare una visione generale, e generale non vuol dire superficiale, ma completa, dell'analisi critica e politica al momento storico attuale. Diciamo che tu hai quasi l'età della rivista. Quasi, un po' di più, sì. Come mai un direttore giovane per una rivista che vanta tanti anni? Infatti io spesso dico di forse di non essere all'altezza di questo onore che mi è stato dato. Tuttavia cerco di portarlo avanti al meglio e se posso citare un piccolo risultato positivo che sono già riuscito a conseguire è stato quello di portare qualche nuovo autore nella rivista, soprattutto per quanto riguarda la critica filosofica, parlo ad esempio di Luca Leonello Rimmotti, o di critica sociale, parlo per esempio di Maurizio Rossi, tra gli autori della rivista. E anche il fatto stesso di essere riuscito a farla sopravvivere e a non farla morire come tante altre riviste affini hanno purtroppo fatto quella triste sorte è già un piccolo motivo di fierezza individuale. Va bene, grazie allora Fabrizio Fiorini per grazie. Questa intervista e diciamo a tutti di leggere la rivista. Come si può, dove si compra la rivista? La rivista viene diffusa principalmente, quasi esclusivamente in abbonamento. Le modalità di abbonamento possono essere trovate sul sito www.uomolibero.com. Per cui andando sul sito possiamo, diciamo, avere tutte le informazioni, anche leggere qualcosa. Certamente. Anche lì. Va bene. Grazie per questa intervista. Grazie a voi. Grazie.